Buongiorno ragazzi, mi trovo a Creta perché sono stato invitato da Bravo Club nel resort Eastern Bay e sarò qua per una settimana e quindi voglio sfruttare questo periodo di vacanza relax per girare un video che non riesco mai a girare, cioè come mantenere la disciplina in viaggio. Purtroppo ho già fatto vari tentativi fallendo, ma qua si tratta di rilassarsi e divertirsi, quindi voglio affiancare il divertimento alla disciplina, cioè mantenere uno stile di vita sano anche se si è in vacanza. Comunque, sono arrivato oggi, partenza da Roma, sono partito col mio amico Mattia Guzman che mi aiuterà da qua in poi con le riprese, col montaggio, con le foto, e questa qua è la stanza. Vi faccio un tour. Questo è il corridoio e questa è la mia stanza. Qua si entra, si mette la chiave, questo è il letto, questo è il tavolo per lavorare e qua c'è un bellissimo terrazzo e guardate che bella vista che c'è, è fenomenale. Questo invece è il bagno. Salve, e questo sono io. Quindi per questa settimana abbiamo una vista stupenda, una piscina, una spiaggia per noi, vari terrazzi e anche un po' di natura da esplorare. Inoltre abbiamo programmato due escursioni per visitare un po' l'isola di Creta. Noi abbiamo cenato al ristorante a buffet. Le buone abitudini di cui parlo sono allenarsi, mangiare bene, leggere, imparare e tenersi aggiornati con il lavoro. Imparare è la più strana da capire, significa solamente imparare cose nuove. Adesso sto seguendo un corso di programmazione, prima seguivo un corsino piccolo di economia. Cose nuove, diverse da quello che faccio normalmente per tenermi sempre attivo. Queste sono le mie abitudini più importanti. Per quanto riguarda leggere, sto leggendo un libro che si chiama Blitzscaling di Reid Hoffman, il fondatore di LinkedIn, e sono esattamente all'83%, da un sacco di tempo, è in inglese, vado lentissimo. Il piano per questa settimana è finire di leggerlo. Il primo giorno, cioè l'arrivo, è stato facile. Mi sono allenato prima di partire, ho letto quando sono arrivato e ho passato la serata a fare scartoffie ed imparare. Il giorno 2 parte subito con la cosa più importante nelle priorità, e anche la più difficile. 10 km di corsa e un allenamento di corpo libero. Un consiglio per mantenere le abitudini in viaggio è fare le cose più importanti e difficili appena puoi, così ho corso appena mi sono svegliato. Ovviamente in viaggio non si riesce a fare il vero allenamento completo che fate a casa vostra. L'importante è che vi alleniate. Il consiglio è trovare qualcosa da fare senza palestra. In questo caso io stavo facendo l'allenamento di One Punch Man, ho fatto il video, potete vederlo sul canale, che non ha bisogno di nessun attrezzo. Esercizi come piegamenti, squat, crunch. Tantissime cose possono essere fatte senza palestra, quindi non ci sono scuse. Questo vale per tutte le abitudini. Non importa che voi le completiate alla perfezione. L'importante per le abitudini è la costanza, quindi continuare almeno un po' ogni giorno. Il momento migliore per sfruttare il resort era uscire verso le 16, in modo da sfruttare tutto il pomeriggio e la sera. Mentre per stare in camera convenivano le ore del prima di pranzo e del dopo pranzo, le più calde, quando il sole è alto. Stamattina l'animazione ci ha briffato, ci ha spiegato un po' come funziona questo resort, come funzionano gli inclusive, quali sono le attività, quali sono le escursioni, come funziona. A pranzo ho mangiato abbastanza bene, nonostante il buffet fosse meraviglioso, e sfrutto queste ore più calde per fare le mie attività sane e buone: leggere, imparare, lavorare e stare in giro fino al tramonto, in piscina, al mare, eccetera eccetera, divertirmi e poi andare a cena. Sono le ore 16, sto scendendo per prendere parte alla mia prima attività, cioè l'Accademia dei Droni. Muove anche da solo. Sì. Con pochissimo vento lui se lo prende. In pratica sono droni senza fotocamera, perché qua ovviamente non si può, e sono super leggeri e vengono utilizzati per far fare pratica alla gente su come funziona un drone, per farli abituare a non schiantarli come faccio io. Dronate fatte. Dovrei comprarmi anche io un drone giocattolo in modo da poterlo far volare senza paura di spaccarlo in mille pezzi. Guzza, andiamo giù, andiamo a vedere la spiaggia. Ancora non abbiamo visto niente. Guarda che mare che c'è, guarda che roba. Dato che il mio dovere l'avevo fatto, abbiamo passato la giornata ad esplorare in maniera molto rilassata il villaggio. Anche il giorno 3 inizia con l'allenamento. Questa volta è stato leggermente più difficile perché la giornata era veramente calda. Inoltre la scogliera dove ci trovavamo era molto in pendenza, quindi o correvi in estrema discesa o in estrema salita. Ma
basta che io entro e prendo? Cioè, apri e prendi quello che desideri. Se vuoi la prendere qua direttamente bollente, devi solamente fare attenzione. È buona, Mattia, prendila anche te. Siamo di fronte a una sfida per mangiare bene. Purtroppo ci siamo appena resi conto che c'è un bar lungo la spiaggia che sforna pizza tutto il giorno. Il piano è resistere, non mangiare la pizza e andare a fare yoga là sopra. Perché è passata l'animatrice e ci ha detto: ragazzi, dovete mettervi in forma. Mi sono messo a posto la coscienza facendo yoga, ho sudato come un maiello e ho sofferto tanto e posso premiarmi e fallire di nuovo mangiando altra pizza con la Nutella. Questo video ha perfettamente senso. Ok, ho preso la pizza, ma considerate che in una situazione del genere avrei potuto passare l'intero pomeriggio seduto a mangiare pizza e invece sono stato bravo a mangiare solo un paio di pezzi. E comunque ho continuato l'allenamento per abbattere un po' l'abbiocco e siamo usciti alla volta delle scogliere cretesi. Il giorno 4 ci siamo svegliati alle 6:30 perché ci aspettavano un po' di ore di pullman per arrivare a Cnosso. Dipende sempre dalla gente che troviamo e dipende se avete bisogno. Cnosso è il più importante sito archeologico dell'età del bronzo di Creta. Per chi ha fatto l'artistico come me è un tuffo nel passato. Sono tantissime le opere come questa che abbiamo visto e rivisto sui libri di scuola e vederle dal vivo fa impressione. Tra l'altro in realtà gli originali non si trovano a Cnosso ma là vicino ad Eraclion, al museo Miceneo. Di tutte queste statue che vedete, avevo le copie in gesso a scuola, tutte quante. Mi sembrava di essere tornato a scuola. Sono tornato, sono le 8, ho cenato lassù al buffet e non ho mangiato tanto perché devo andare a correre, dato che stamattina sono partito alle 7 e non ho avuto modo di correre, leggere, eccetera, eccetera, e farò tutto quanto adesso. Leggendo. Buongiorno amici, oggi l'appuntamento è alle 9:15, quindi ho tempo di correre la mattina, però corro di meno perché ho corso anche ieri sera. Pezzetto in due. Madonna che roba questo panorama. Riprendo sempre le stesse cose, però sono sempre belle. Giorno 5, questa volta l'escursione è all'isola di Crissi. Per andarci abbiamo preso un pullman e siamo arrivati al porto di Gaudos, cioè il luogo più a sud d'Europa, la città più a sud d'Europa. Quarti d'ora per andare, tre quarti per tornare. Zona poco ombrosa, quindi di solito non lo consiglio. Le spiagge belle sono tutte queste, ok? Qua c'è anche sabbia lavica, però non è la caratteristica. Chris è un'isola fantastica, è lunga 6 km ed è larga 1 km, quindi veramente piccola. La spiaggia più popolata si chiama Golden Beach, ma se ti fai due passi e cammini un po' tra le rocce, puoi scoprire un sacco di piccole calette, un sacco di piccole spiagge completamente deserte, incontaminate, senza nessuno. Pensate che il signor Agnelli al tempo si voleva comprare l'isola, ma i cretesi gliel'hanno impedito. L'unico errore è stato non portare la crema solare. Comunque alla fine dopo l'escursione mi sono dimenticato di terminare l'allenamento, però la cosa più importante è che un po' l'ho fatto. Oddio, siamo tornati, questo è lo stato. Sono bruciato in ogni punta del mio corpo. Non va bene, sono stato veramente incauto. Le difficoltà che ho incontrato è il fatto che è molto difficile mantenere le proprie abitudini con nuovi stimoli, specialmente se hai cose come il buffet. Un trucco che ho capito è iniziare bene, cioè se mi sveglio e mi alleno e la prima colazione la faccio sana, poi il secondo buffet e il terzo buffet riesco a farli anche meglio e riesco a mantenere anche le altre abitudini. Se parto male, finisco male. Inoltre, per mangiare, questo è il consiglio finale, fermarvi a quel punto in cui sapete che siete soddisfatti. Potreste fare di più, ma vi fermate
Matteo, non so che dire. Ok, per mangiare, se come me mancate di buonsenso, l'unica cosa è avere un minimo di coscienza sulle calorie e i macronutrienti. C'è stato un periodo in cui controllavo tutte le etichette e controllavo perfettamente le calorie, e quindi adesso mi è rimasta un po' l'abitudine di stimare in grandi linee quello che sto mangiando. Così posso sgarrare consapevole di quanto stia esagerando. Giorno 6. La mattina non ho corso, ma siamo andati diretti giù al bar della spiaggia. Spoiler, sarà la giornata meno disciplinata. Per non essere tristissimi e non passare la mattinata in stanza, abbiamo deciso di scendere giù in spiaggia e prendere parte un po' alla movida. Adesso siamo al baretto della spiaggia, ci siamo presi una limonata e a brevissimo parteciperemo alla partita di beach volley. La giornata di oggi è a tema sport, quindi hanno fatto il tiro del peso. Purtroppo surf non si può fare perché il mare è mosso, altrimenti diamine facevo surf. E adesso beach volley, mi farò umiliare. La più buona che abbia mai mangiato. Questo è il pezzo di pizza numero 9. Ragazzi, ho appena terminato di rileggere Blitzscaling di Reid Hoffman. Molto bello, molto consigliato. Oggi abbiamo decisamente sbagliato. Ci siamo mangiati 9 fette di pizza a testa. Abbiamo mangiato tanto anche a pranzo. Va bene così, un giorno si può fare. Adesso però ci alleniamo, perché sono le 7 e ancora non l'abbiamo fatto. E anche oggi mi sono fatto 10 km con questo spettacolo. Che faticaccia però. Ai 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 ai. Giorno 7, ultimo giorno. Non ho fatto l'allenamento completo neanche l'ultimo giorno. Però c'è da dire che questo è il punto di essere disciplinati in viaggio. Non dovete essere sempre perfetti. L'importante è che siate decenti. L'importante è allenarsi ogni giorno. Poi sicuramente avrete difficoltà a fare un allenamento completo, perfetto ogni giorno. Stessa cosa per l'alimentazione. Non dovete negarvi i cibi tipici o i buffet o i cibi buoni. Dovete semplicemente evitare di fare troppo schifo, perché poi ve ne pentite. E devo dire che in questo viaggio ho avuto il perfetto equilibrio fra disciplina e divertimento. Ultima cena all'Istron Bay, io mi sono preso solamente il dolce. Ma vabbè, dai, l'ultima sera. Ultimo giorno. Ieri sera ci siamo permesse di fare tardi perché la settimana era finita. Quello è Mattia che è morto, che non vuole assolutamente essere inquadrato. Devo dire, è andata bene. Il punto focale era divertirsi e mantenere le buone abitudini, e ce l'abbiamo fatta. Ci siamo sempre allenati. Mi dispiace un po' abbandonare questo posto. Voi, mi raccomando, commentate con quello che ne pensate, mettete mi piace, condividete con i vostri amici le solite cose, attivate la campanella. Io me ne vado.